Un saluto da Ivan di Pacodigit. Ci troviamo presso la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per vedere una piccola demo di un nuovo prodotto, un oggetto molto interessante. Lo chiamiamo un assistente alla guida e un aggeggino carino che ci permetterà di mantenere inalterato il nostro monte punti sulla patente. Stiamo parlando di Coyote, un piccolo prodotto importato in Italia dalla Magneti Marelli. Prego. Sì, Coyote è un prodotto che nasce in Francia. Il prodotto in Francia conta già più di 1 milione di utenze. In Europa abbiamo superato i 1200 utenze che sono attive nella community. Il prodotto appunto è un assistente di guida, ci aiuta alla segnalazione, quindi è un vero e proprio database aggiornato in tempo reale di tutte quelle che sono le postazioni fisse di Autovelox, le fotocamere semaforiche, i tutor e qualsiasi punto a rischio all'interno della rete stradale, non solo italiana ma dell'intera Europa, ovviamente inclusi anche paesi dove il prodotto non si può utilizzare, quindi andrebbe spento. Allora, lui quindi è un database con tutte le postazioni fisse, ma tutto ciò che è imponderabile, ossia la presenza di autovelox mobili, le code, rallentamenti, ecco, su queste segnalazioni ci si avvale di tutti gli appartenenti alla community, ossia coloro che sono all'interno, che hanno un coyote all'interno della loro vettura e partecipano attivamente alla segnalazione di queste postazioni o di queste, diciamo, situazioni improvvise. Adesso, appunto, come vedete, stiamo riprendendo una demo che ci aiuta, diciamo, a spiegare quelle che sono le varie simulazioni o situazioni in cui noi possiamo venirci a trovare. In questo momento vedete nella videata c'è un incidente segnalato. Ecco, questo quando noi troviamo tutte le segnalazioni con diciamo una base sottofondo rossa, sono segnalazioni che arrivano da InfoTraffic. Il prodotto quindi è connesso anche a InfoTraffic. Come vedete ci dà anche la possibilità di diciamo confermare o meno la presenza di un incidente. Mettiamo che in questo momento io non confermo l'incidente perché magari è stato rimosso. Ecco, questa segnalazione la renderò disponibile a tutti gli altri utenti che almeno 1,5 km prima potranno sapere di questa mia, diciamo, rettifica. Ecco, qui abbiamo una situazione dove il nostro coyote, che appunto è aggiornato ogni giorno delle postazioni, ci dice che ci stiamo avvicinando, vedete i metri che scorrono qua sotto, ci stiamo avvicinando a una postazione fissa. Ovviamente noi rallentiamo, il numero che vedete qui in alto è il limite in quella via e l'altro è la nostra velocità. Ecco, stesso discorso, simulazione, siamo in A4, non siamo ancora in zona tutor, mi dice che stiamo andando a 109 km all'ora, davanti a me ci sono 15 coyote accesi, il più vicino a me a 2 km e mi dice con queste stelline, mi indica anche il livello di affidabilità che ha diciamo, l'utente coyote più vicino a me, e questo è importantissimo perché vuol dire che se ho davanti persone affidabili che partecipano alla community, io posso fidarmi maggiormente rispetto a e soprattutto in una situazione in cui ne ho uno più vicino a me a 2 km rispetto a qualcuno che non è affidabile. Ecco, questo è il caso in cui i 15 davanti a me hanno rilevato, almeno 5, diciamo, utenti prima di me, di quei 15, hanno rilevato la presenza di un mobile. L'ultima conferma è avvenuta 3 minuti fa. La sbarra qui sopra, vedete, diciamo, mi indica l'avvicinamento a questa postazione. Il limite di velocità era 130, io ovviamente mi adeguo e vado sopra. Qui mi fa sempre la domanda se c'è o non c'è ancora l'autovelox. Mettiamo che in questo caso io gli posso schiacciare di sì, indicare di sì, ma posso anche evitare. Ecco qua, tutor. Purtroppo la videata non ci consente molto velocità. La cosa interessante di tutor è che mi dà la velocità aggiornata media seconda per secondo, quanto manca al prossimo traliccio e viene calcolata la media, e mi dice quindi anche la mia velocità puntuale. Poi vi dico il perché è importantissima la funzione tutor all'interno del Coyote. E qui ritorniamo, diciamo, come un disco alla segnalazione di prima. Perfetto. Non so. Ok, per il momento ci possiamo fermare qui con questa prima presa di contatto di Coyote. Un saluto da Ivan e alla prossima.